Presidente, quota 1000 trapianti agli ospedali riuniti di Ancona, significa anche un biglietto da visita importante per la sanità marchigiana. Sì, è un risultato importante da molti punti di vista. Certamente quello di un'azienda che è in grado di garantire interventi di alto livello e alta qualità, e Torretta ha questo ruolo centrale nella sanità marchigiana, lì si concentra l'attività di più alta specializzazione, quindi si è dimostrato in grado di essere forte e credibile in un'attività complessa come il trapianto. Ma il trapianto racconta anche tutto il sistema, perché il trapianto nasce dalle anagrafe dei comuni che prendono la disponibilità del donatore, nasce da strutture che sono formate per poter gestire la parte delicatissima in cui la famiglia decide se portare avanti la donazione o meno, la raccolta dell'organo in maniera corretta, un sistema in grado di comunicare e lavorare insieme, un mondo di volontariato delle associazioni che da anni sono promotori di queste iniziative presso i cittadini, sensibilizzando sul valore della donazione. Quindi una grande realtà complessa, frutto di un sistema che funziona, di persone che collaborano, dove mettono insieme dal cittadino che liberamente opera dentro un'associazione di volontariato fino al professionista di grandissima capacità che dentro la struttura di Torrette interviene sul trapianto.